Sì, allora continuano gli incontri con la comunità e con i cittadini di Imperia, in particolare con una parte, una rappresentanza nutrita fortunatamente oggi di persone della terza età che, come sappiamo, spesso sono oggetto di attenzione particolare soprattutto da parte di malintenzionati. Questi incontri sono proprio finalizzati a diffondere il più possibile quei consigli pratici e operativi che possono aiutare le persone anziane e coloro che vivono da solo nelle loro abitazioni a difendersi dagli attacchi di persone e dei malintenzionati. Abbiamo aderito con grande volontà e desiderio all'iniziativa che ci ha proposto il Questore, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione degli atti criminosi, quali per esempio i furti, le truffe che coinvolgono non solo le fasce più deboli, ma tutte le fasce ormai. E la nostra associazione, nonostante l'allerta meteo gialla, ha cercato di aderire al meglio e sono presenti oltre 60 persone, ed è già un buon risultato proprio considerando le condizioni meteo. Purtroppo il Presidente non è presente, io sono il segretario e cercherò di fare al meglio, di aiutare al meglio le forze dell'ordine in questa iniziativa, in questo piccolo mini convegno.